Antonietta, se volessimo raccontare questa straordinaria realtà che è casa mia, cosa racconteresti? Allora, siamo genitori che viviamo la disabilità dei nostri familiari, dei nostri figli, nipoti, quindi il problema che ci siamo posti quando ci siamo incontrati provenienti da altre realtà associative del territorio è chi si prenderà cura dei nostri ragazzi quando noi non ci saremo più? Da questa domanda è nata l'idea di creare qualcosa sul nostro territorio, quindi è nata l'associazione Casa Mia Onlus Dopo di Noi. Il nome Casa Mia è stato dato proprio dai ragazzi nostri che finendo un'attività di laboratorio, ognuno si è salutato dicendo vado a casa mia, ritorno a casa mia, dopo vado a casa e due di loro hanno risposto che peccato perché noi casa nostra non ce l'abbiamo più. Dove si trova casa mia? Casa mia si trova in località Marini di Cava dei Tirreni, su una collinetta immersa nel verde, nella vegetazione tipica della macchia mediterranea. Ospitiamo persone con disabilità psichica, lieve, medio, ritardo mentale e in effetti con loro creiamo dei laboratori che riguardano le erbe aromatiche ed officinali, ecco perché il giardino Greta, la conoscenza di quello che c'è sul nostro territorio che è molto ricco. E poi tanti progetti di inclusione volti proprio a far conoscere le realtà, la nostra realtà sul territorio. Le problematiche del Covid purtroppo, come penso tutti, hanno danneggiato, in particolar modo le nostre persone perché hanno bisogno proprio di un contatto fisico, dell'abbraccio, del toccarsi, del salutarsi dal vivo. In effetti ci siamo ritrovati da un momento all'altro in una realtà completamente diversa, di chiusura. E questo ha acuito molto la sofferenza dei nostri amici. Beh, Quale futuro vedi, per questa struttura? io immagino penso che bisogna sempre essere molto positivi anche nei sogni. Questo per me 20 anni fa era un sogno, pensare a poter realizzare una piccola casa famiglia, una piccola casa che accoglie le persone con disabilità. Ma immagino insomma un futuro ecco, che li veda un po' più autonomi, un po' più in grado anche di accettare la realtà che si troveranno senza mamma e papà, all'improvviso può succedere, quindi ecco l'autonomia.